esegue un triplo salto mortale mezzo avanti raggruppato, 2-6 coefficiente di difficoltà, è lo stesso tuffo di Giorgio Cagnotto. E lo ha eseguito molto bene Klaus Di Biasi, lo ha eseguito molto bene Klaus. Molto buona la prova di Klaus, eccolo, lo rivediamo. È un triplo salto mortale e mezzo in avanti raggruppato. Ed ecco l'ingresso in acqua, vedete con pochissimi spruzzi l'ingresso in acqua. 2-9, 67-86, 67-86. Ed eccoci a Giorgio Cagnotto. È l'ultima prova di finale per Giorgio Cagnotto, che esegue lo stesso tuffo, cioè un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, 2-7 il coefficiente di difficoltà. Giorgio Cagnotto. Buona questa volta la prova di Cagnotto, buona la prova di Cagnotto, adesso che potrebbe ancora aspirare a una medaglia di metallo pregiato. Rivediamo la prova di Cagnotto. Divieto. 61,56 per Giorgio Cagnotto, 61,56. La prova di Carlos Ghiron adesso è decisiva. Ghiron ha la possibilità di modificare ancora la classifica per quello che riguarda il secondo, il terzo e il quarto posto. In ballottaggio Reitz, Cagnotto e lo stesso Carlos Ghiron. Esegue un doppio salto mortale mezzo rovesciato raggruppato, 2-7 il coefficiente di difficoltà per Carlos Ghiron. È il tuffo che decide la classifica alle spalle di Di Biasi. Sbagliato completamente il tuffo di Carlos Ghiron e per Giorgio Cagnotto è il terzo posto, medaglia di bronzo per Giorgio Cagnotto. Ecco il verdetto, appena 25-11, sono stati anche più severi. Primo Klaus Di Biasi, Italia, 504 e 12, medaglia d'oro.